versato l'assegno circolare nelle casse della Lega, i 42.000 euro, ora tocca alla fideiussione. Lei nella serata di questa sera ha proposto questo sodalizio diciamo, con i due sindaci, è l'unica soluzione per salvare la Nocerina? Sì, come ho detto è l'unica soluzione, potrò essere creduto, non creduto, non ho più parole. L'unico problema che come vi ho detto è il rammarico è il fatto di non avere la possibilità in quanto come ho spiegato la priorità purtroppo è rivolta a delle problematiche di lavoro che non mi consentono di produrre questo documento. Questo è l'unico rammarico che io sto vivendo da 15 giorni, però quello che ho proposto veramente penso che sia a fronte dei problemi che hanno avuto i nostri comuni vicini, che parlavano di 6, 7, 8 milioni di debiti. Qua c'è stato da mettere insieme 30 persone moltiplicato per 5 per 5 mila euro. Grazie. Presidente, poteva essere una soluzione attuata prima questa? Abbiamo finito l'ultima partita il 3. La sua conferenza è stata il 7 giugno, dal 7 giugno al 26 giugno non è successo niente, dico, questo sodalizio forse potevano gli imprenditori pensare di istituirlo un po' prima per non arrivare sotto sotto, questo? Io ho comunicato subito il venerdì dopo l'ultima partita, dopo aver sistemato tutte le carte societarie, ho comunicato a chi è competente che andava comunicato, non potevo uscire in piazza a dirlo, dovevo dire all'amministrazione comunale, prima quella di Nocera, poi dopo aver avuto la risposta da Nocera, che non si era avuta nessuna risposta da parte di imprenditori, ricercandoli con inviti pubblici, sono passato al comune di Nocera Superiore, il quale col comune di Nocera Superiore si è attivati e siamo arrivati a fare questo incontro oggi. Se da oggi a domani si mettono insieme queste 30 persone, penso che in 11 giorni ci sia la possibilità tranquillamente di farlo. Sembra essere comunque fiducioso. Sono fiducioso perché 30 persone moltiplicato per 5 significa niente, ripeto, significa niente, niente. Non stiamo chiedendo persone che mettono mano al portafoglio per 100.000 o 200.000 euro. Cerchiamo di dire a 30 persone che devono trovare 5 imprenditori, 5 commercianti, 5 professionisti che mettono a disposizione 5.000 euro. È una cosa ridicola.